secondo giorno di festeggiamenti per Senza Barcode, al quarto anno della sua attività, sempre con Libri TV, in via Alberese 38 al Blanche Noir. Secondo autore, non si può dire quello che ho nel cuore, però un autore molto diverso da Samantha che c'è stata ieri. Questo è veramente un romanzo, un libro, un thriller, un poliziesco, un racconto, narrativa. Lui è Valerio Marra e Il volto del male. Grazie di essere con noi, Valerio. Allora, questo è un libro diverso perché è un racconto, ma è anche una grande esibizione di uno bravo scrittore. Questo ci tengo a dirlo subito. Valerio scrive bene. Valerio scrive con passione, ma con tecnica, con la volontà di trasmettere qualcosa e di dimostrare che sa scrivere. Quindi Valerio, ti dico subito, chi sei? Innanzitutto ringrazio tutti voi di essere qui e insomma di ascoltarmi. Ma chi sono? È una domanda sicuramente complessa. Io sono Valerio, semplicemente Valerio. E non riesco a definirmi o rientrare in qualsiasi categoria. Io mi definisco semplicemente Valerio. Non riesco a trovare nient'altro. Allora, ve lo dico io chi è Valerio. Valerio è nato nell'85, è un amante del teatro e inizia a scrivere sin da giovane, da ragazzino, e nel suo libro troverete questa sua esperienza, perché anche se è molto giovane scrive veramente da molto tempo. Ha collaborato con TV locali, ha fatto il presentatore e ideatore di programmi, quindi è veramente un prisma con tante sfaccettature. Non è il tuo primo romanzo, questo è il secondo, le edizioni del Faro del 2014 hanno pubblicato Le scottanti verità. Quindi la tua passione è il poliziesco e il thriller? Sì, quello è diciamo, il primo romanzo, è un romanzo di avventura, sicuramente molto emozionante sul genere thriller, avventura, parla di un ragazzo giovane che scappa da un Brasile tecnologico, da un carcere tecnologico dove un sistema di giustizia modernissimo l'aveva incastrato, poi lì ci sarebbe insomma da affrontare un pochettino quel tipo di discorso. Mentre il secondo è un romanzo sicuramente molto più poliziesco, dove comunque c'è molta narrativa, ho lavorato molto sulla narrativa, sulle storie personali di ogni protagonista, e dove ho diciamo cercato di emozionare anche con le perché oltre il poliziesco c'è la storia di ogni personaggio, con le proprie emozioni, con tutto quello che poi riguarda un essere umano. E quindi diciamo che è un romanzo con sfumature di giallo, almeno io lo definisco così, poi non so se anche a te ha dato la stessa impressione. Allora, è un romanzo molto elegante. Riuscire a rendere elegante un giallo, un thriller, un poliziesco non è facile, e c'è anche un tocco di poesia. Il prologo è molto bello ed è molto appunto poetico e ti fa immaginare, ti proietta in una situazione in cui già brami perché vuoi sapere cosa sta accadendo. Come Valerio è una persona con tante sfaccettature, così è riuscito elegantemente a inserire tanti personaggi diversi e a farli combaciare tutti, uno con l'altro. C'è qualcosa di ogni personaggio che si incastra con l'altro, questo non è facile. Io ho scritto diverso, per diverso tempo, quindi mi rendo conto anche della tua elaborazione tecnica all'interno del romanzo. Una domanda che ti volevo fare sin dall'inizio: i tuoi personaggi sono nati insieme? Sono nati prima i personaggi? Io lascio la risposta. Li hai assemblati? Perché è difficile sia immaginare tutti i personaggi e non aumentarne, sia farli nascere poco alla volta.
diciamo che ogni, diciamo che tutti i personaggi erano già delineati, o almeno era delineata una bozza dei personaggi, tranne uno, tranne secondo me il personaggio che io, che è il mio personaggio preferito, però beh, non si offenderà nessuno, che è Michele Russo, che è l'agente scelto, che mentre lo scrivevo mi ha fatto innamorare, se vogliamo, non potevo più farne a meno, quindi diciamo che ho iniziato senza di lui, almeno nella bozza, da quando ho scritto, il personaggio ha cominciato a prendere vita e così diciamo che si è creato, e come tutti gli altri personaggi hanno preso vita piano piano, perché quando scrivo io è come se mi mettessi all'interno del personaggio che sto scrivendo, e qualunque esso sia, dalla donna al feroce assassino a chiunque, entro nel personaggio e cerco di provare le sue emozioni, di farle provare, spero di farle provare a chi legge. Di conseguenza i personaggi cambiano perché si evolvono per alcuni aspetti, e poi prendono delle sfumature come nella vita di tutti i giorni. Ecco, io sono un po' contro alla visione manichea, diciamo la divisione che c'è tra il bene e il male, tra il buono e il cattivo. Secondo me dentro di noi c'è una parte buona, una parte cattiva, e per alcuni aspetti a volte è nemmeno così facile distinguere cos'è buono, cos'è cattivo, cos'è male e cos'è il bene. Quindi diciamo che è difficile trovare un personaggio che nasce buono, finisce buono, e nasce cattivo, finisce cattivo, e cattivone alla Ken Follett, è difficile che mi possa capitare di rappresentarlo. Però ecco, perché cerco di dare ognuno più sfaccettature, come alla fine nella vita di tutti i giorni. È stato difficile per me dire chi sono io, e l'avete visto. E allo stesso tempo è difficile dire qualsiasi altra persona. Io non saprei descrivere le altre persone, perché alla fine per me è una persona, io ho una sua visione, per un altro ha un'altra visione, e lui stesso ha varie sfaccettature, quindi diventa molto difficile dare una collocare. Lo stesso vale per i miei personaggi, quindi magari idealmente nascono in un modo, poi magari nell'evoluzione in realtà prendono una forma che è totalmente diversa poi da quella che gli avevo cercato di dare, ecco, diciamo così. Io posso dirti una cosa, che leggendo il tuo romanzo, quando ho incontrato Michele Russo, l'ho immaginato come te, quindi forse ti sei un po' descritto e lui ho forse ritrovato. Parlo ancora un attimo della tua tecnica di scrittura e poi parliamo meglio del romanzo. Voglio farvi innamorare di lui poco alla volta. Perché così? Perché il suo libro è così. A un certo punto, più o meno a metà, io e Valerio ci siamo sentiti al telefono e gli ho chiesto: ma lo hai scritto in due tempi diversi il libro? Perché sembrano due mani diverse. E lui mi ha dato una spiegazione molto bella, che non vi anticipo, voglio che sia lui a svelare. Quello che vi posso dire è che quello che ha fatto lui non è affatto facile. Al di là di un bel libro, perché quello che contiene il romanzo, il racconto è molto bello, c'è un buono scrittore. Per me non è stato bello finire il libro, perché l'ho dovuto leggere con occhio critico, e quindi forse ho perso un po' il gusto di finire le ultime pagine. Tant'è, è una cosa che ti ho detto questa mattina, quando mi mancavano 10 pagine mi sono detta: ma forse non è il caso che io smetta di leggerlo e magari lo rileggo dall'inizio, e poi posso godermi il libro al di là della tecnica. Vi consiglio di leggere il libro, ma di non leggerlo una volta sola. Leggetelo due volte, almeno due volte. Allora, perché il libro cambia? Perché sembrano due mani? Adesso mi rende felice quello che hai detto, poi io sono così, però dico, io non, nel senso, ho cercato di dare questa sensazione, perché inizialmente io lo dico senza vergogna, ho la necessità di catturare il lettore e lo dico senza problemi, quindi forse il libro è, per alcuni aspetti forse leggermente più tecnico, è un po' più ingessato, lo definisco così. Con il corso del libro, che ormai
si può dire che ho conquistato il lettore, perché se arrivi oltre la metà è difficile che la, diciamo, che abbandoni il mio libro, almeno spero, poi così mi hanno detto, non ho mai sentito di libri abbandonati, però sai, può sempre accadere. A quel punto mi posso divertire e allora ti faccio leggere quel che mi pare a me, e quindi mi lascio andare sicuramente molto, molto di più, e sicuramente spremo la mia anima, come dico io, la spremo in maniera un po' più forte e cerco di imprimerla sulla carta, che è un po' l'immagine che a me piace dare. In questo libro mi sono spremuto molto e ho cercato di trasmettere il più possibile, di spremere la mia anima e metterla su carta, e spero che questo possa essere percepito da chi lo legge. E poi è stato anche un esercizio di scrittura, e poi aumentando la tensione del romanzo forse aumenta anche la velocità di lettura, perché comunque chi legge si appassiona di più, e quindi anche quella è la sensazione di velocità che aumenta e aiuta un pochettino a avere quelle sensazioni forse che hai provato anche tu. Però è vero, sì, è come dice, l'ho provato, e l'ho provato anche nel primo libro, è un po' una mia caratteristica, cerco di accelerare un pochettino e di fare ciò che voglio, di lasciarmi andare leggermente di più, di rimanere meno ingessato a quelli che sono i dogmi della scrittura, della narrativa, e comunque ce ne sono, per quanto uno dica che non esistano, in realtà esistono dei dogmi e bisogna rispettarli, perché altrimenti non fai un libro, fai un'opera un po' particolare, diciamo così. Uno scarabocchio di parole. Sì, un getto di emozioni, però non hanno poi non hanno un filo conduttore, non hanno una logica che permette poi al lettore di appassionarsi al romanzo, perché io ho letto libri stupendi, però con una trama che oscillava, invece diciamo secondo me la trama deve essere solida, perché altrimenti il lettore non viene conquistato per alcuni versi, e poi tutto il resto, insomma. Quando parlo di scrittura elegante parlo anche di una persona che rispetta le parole, e io amo molto le parole, mi piace dire che ci faccio l'amore con le parole, sia che scrivo un articolo sia che scrivo un libro. E tu le rispetti le parole, questo è veramente molto importante. Svegliamo anche perché un poliziesco, tu sei un agente della polizia locale di Roma, abbiamo fatto un dibattito sulla polizia locale e senza barcode ce l'ha un po' nel cuore, quindi quando ho iniziato a leggerti devo dire che un pochettino già avevi preso qualche punto solo per il tuo lavoro. Allora, il tuo libro: in una fosa mattinata di estate il cadavere di una donna riemerge improvvisamente dal lago, sconvolgendo gli abitanti della tranquilla cittadina di Castel Gandolfo. Lo abbiamo ambientato qua a Roma, siamo qua nella zona di Roma e del lago di Albano. Hai fatto anche molte ricerche, sì. si sente che non c'è nulla di improvvisato. Raccontaci il tuo libro. L'ho ambientato al lago Albano, che sarebbe comunemente chiamato il lago di Castel Gandolfo, quello che noi conosciamo come il lago di Castel Gandolfo, ma l'ambientazione è uscita quasi per caso, mi è venuta quasi per caso, nel senso che ascoltai una poesia dove veniva rappresentato il lago Albano come una lastra di piombo, e questa immagine è rimasta dentro la mia fantasia, dentro la mia mente, e ho detto è qui che vorrei ambientare il mio nuovo romanzo. Quindi sono partito in realtà dall'ambientazione, è stata la prima cosa. Il lago Albano sicuramente porta con sé misteri, porta con sé anche un paesaggio meraviglioso che insomma chi ha avuto la fortuna di vedere sa di cosa parlo, e devo dire che si presta molto anche all'aspetto mistero, all'aspetto giallo, che fa parte anche del mio romanzo, quindi diciamo che parte con questo ritrovamento del cadavere come il classico giallo, con la classica ragazza che va a correre di prima mattina e ritrova questo cadavere che riemerge dal lago, e poi naturalmente si evolverà con i vari personaggi, con le varie ricerche, con diciamo con scoprire a poco quello che io definisco il volto del male. E per il volto del male non intendo solo il volto dell'assassino, il volto del feroce assassino, del crimine, ma intendo tutti quelli che sono il male della nostra società, o almeno parte del male della nostra società. E questo è il messaggio che cerco di trasmettere, e poi ripeto sempre che mi auguro di esserci riuscito. Sì. Una delle prime cose che notai fu il fatto che scrivi male e bene con la maiuscola. Questo vuol dire che la identifichi. Sì. La identifichi come oggetto, come soggetto, come entità.
Questo è fantastico. Ci sono tanti personaggi, come dicevo prima, e sono frutto della tua immaginazione, tranne uno. Tranne uno, quindi il priore della... Che è un personaggio affascinante. Gli altri sono tutti affascinanti, ma il priore è particolarmente affascinante. Anche lì si è andato a fare delle ricerche importanti. Sì, possiamo dire su chi? Sì, no, diciamo me lo sono trovato in casa, perché no, figurati. Il priore in realtà era lo zio di mio padre, padre Emilio Colombo, conosciuto Don Emilio Colombo. E lui era eccezionale nella sua religiosità, quindi religiosità di altri tempi. È stato, adesso non c'è più, quindi si può dire, è stato uno dei pochi preti esorcisti riconosciuti dalla Chiesa Cattolica, che è una cosa veramente difficile essere riconosciuto come prete esorcista per la Chiesa Cattolica, sono severissimi. E in più era priore dell'abbazia e si narrava in realtà che lui fosse il custode della Sacra Sindone nel periodo in cui la Sacra Sindone fu spostata da Torino durante la guerra mondiale, perché sembrava che Hitler volesse impadronirsi della Sacra Sindone, perché convinto che fosse il segreto del Sacro Graal, insomma dell'immortalità, insomma parliamo forse di leggende, questo non lo so, però realmente qualcuno spostò la Sacra Sindone e la portò presso l'abbazia di Montevergine, che è in provincia di Avellino, e, sul Monte Irpini. E lì è un posto meraviglioso, però ho avuto la fortuna di avere la memoria storica di mio padre, che mi ha descritto perfettamente anche dove dovevi svoltare, se a destra o a sinistra, cosa ci fosse al piano superiore della fontana, e quindi in realtà in quell'occasione ho fatto delle ricerche, perché io tendo a essere preciso e non mi fido, anche se adoro mio padre, però a volte la memoria fa brutti scherzi. Allora in effetti era tutto perfettamente come mi aveva detto, perfetto. Allora non ti dico la verità, non ho avuto su quel punto non ho avuto molte difficoltà, perché avevo in casa la mappa, diciamo, la mappa e la memoria del luogo, che mi ha guidato verso quei luoghi che avevo frequentato e visitato da bambino, e che chiaramente con gli anni avevo rimosso. Però una cosa non ho rimosso la gentilezza e il pudore dello zio, del mio prozio. E non ho rimosso la bellezza di quei luoghi, l'odore di quei luoghi, della religiosità e anche dell'aria proprio che si respira in quei luoghi, che secondo me è un luogo straordinario sotto ogni punto di vista. E grazie anche al papà, però ti posso assicurare che li fai vedere questi luoghi, quello che lui racconta e come lo racconta ti fa visualizzare il personaggio, la situazione, l'evento, da una donna glaciale, la donna di ghiaccio, da lì in avanti, quindi proprio le primissime battute, ti accorgi che c'è molto dentro questo libro, non è solo un racconto. Leggetelo più volte, perché vi darà la possibilità di vedere sempre la stessa cosa, ma sempre da angolazioni diverse. Giocare con il bene e con il male non è facile. Molti l'hanno fatto nelle canzoni, nei libri, poesie, racconti, ma saper destreggiare il bene e il male senza cadere nella banalità non è affatto facile. Se il male lo scopriamo alla fine, il bene quando lo scopriamo? Io lo dico onestamente. Il bene io l'ho inserito, faccio un piccolo spoiler, ma non mi perdonerà chi non l'ha letto. Il bene l'ho inserito nella mente più semplice, o meno in quella che sembra la mente più semplice, quella priva di ambizioni, quasi che a cui tu non dai fiducia, non dai, come si dice a Roma, un soldo de cacio. Invece quella mente semplice, il male lo sfiora sempre, senza mai coinvolgerlo. E quindi secondo me alla fine il bene diventa proprio lui, perché non è l'amore o l'illusione di amore, nel caso specifico l'ambizione, non è nulla di tutto questo. In realtà il bene è annidato forse nella mente più semplice, in quella che non ha la tentazione del male in quel momento, e quindi
lo schiva, o almeno lo schiva abilmente, perché in realtà forse lui lo conosce il male, perché, e questo faccio un altro piccolo spoiler, lui il male l'ha visto da giovanissimo nella sua Casoria, perché il personaggio di cui parliamo è di Casoria, una piccola, diciamo, provincia di Napoli, anche se in realtà Napoli a tutti gli effetti, e, però lui in Napoli il male lo vede, lo vedeva tutti i giorni ed era scappato dal male, e quindi questa sua semplicità poi la che forse nasconde in realtà molto altro, e questo poi chi lo legge se ne accorge, è forse la sua forza che gli permette di resistere all'assalto del male. Quindi per me, io lo dico, forse per me il bene in questo libro potrebbe essere lui, con la sua strafottenza, se vogliamo, con la sua semplicità, col suo essere guascone, però è lui. Nero per la precisione, perché poi Guascone è più romano, lui spugnizzo proprio di caso. Verace, puro. È vero. È bello. È affascinante. A me piace da morire. Poi sembra di fare un dispetto agli altri personaggi che mi guardano con gli occhi. No, io a lui voglio bene, come voglio bene in realtà a tutti i personaggi. Però è stato un personaggio che l'ho creato lì per lì, che però mi ha conquistato, e spero che poi riesca a conquistare anche chi lo legge. A volte la sua semplicità può essere anche fastidiosa, il suo essere troppo, diciamo, provolone nei confronti delle donne, troppo seducente, troppo seduttore, troppo Don Giovanni, almeno nella prima fase, è sicuramente, potrebbe risultare fastidioso, ma in realtà poi dopo ha tutto un senso, in realtà il suo essere scugnizzo ha un suo perché all'interno del, e anche questa sana competizione che ha tra lui e il commissario e tra sostituto commissario è molto affascinante, secondo me, questi scontrano e si segnano punti a vicenda in base a chi fa l'indagine meglio, diciamo, chi ha intuizioni migliori. È anche molto divertente immaginare le sue folli corse in macchina, un commissario aggrappato perché ha paura di cascare e farsi del male. Io vorrei svelarvi qualcosa di più, ma non voglio svelarvi nulla perché è un libro tutto da leggere, però mi piacerebbe ci fossero delle domande da voi, anche per capire cosa siamo riusciti a trasmettere insieme, perché so cosa mi ha trasmesso lui. Vorrei capire cosa pensate che potreste trovare in questo libro. Tu sei una canetta lettrice, mi rivolgo alla mia amica Tiziana. Io ho seguito sicuramente Intriga, insomma, perché già anche il fatto di avere una descrizione dei luoghi, dei posti, già incuriosisce, e il thriller, il giallo incuriosisce, quindi sicuramente lo leggerò, e mi sto immaginando un po' questo personaggio che Sheila ci sta delineando senza troppo svelare, quindi sicuramente ha suscitato la curiosità. Mi aspetto un thriller però ecco, leggero, cioè non un thriller che oddio ansioso, no, un qualcosa di, come hai detto tu, di elegante, un thriller, un qualcosa di sicuramente piacevole da leggere. Siamo stipulati. Lo spero io. No, io vorrei dare ancora qualche chicca. Di cosa parliamo? Chi sveliamo? O meglio, di chi accenniamo? Abbiamo parlato, secondo me, a sufficienza, ma anche di Lorenzo Festa. Perché secondo me. Io non so quanto posso dire. Sì, no, una cosa che non abbiamo rilevato. In realtà lui è un sostituto commissario, non è il commissario della stazione, diciamo, del commissario, ma il suo superiore è al suo terzo viaggio di nozze. E, insomma, centigni, come diciamo noi, però a parte quello, quindi lui in quel momento si trova ad assolvere le mansioni superiori, come cade diciamo molto spesso in commissariato, soltanto che lui ha 3 settimane, perché ha i suoi canonici 15 giorni più i 7, quindi lui ha 3 settimane intere, e in realtà lui deve affrontare il concorso da commissario, quindi in realtà lui ha una pressione mediatica, perché poi il caso diventa mediatico, perché la donna
uccisa è la compagna attuale di un presentatore televisivo notissimo in televisione che è pronta ad entrare in politica, no, e l'ex moglie di un pittore stravagante molto molto conosciuto e molto, molto famoso. Quindi il caso diventa mediatico e Lorenzo Fester, il sostituto commissario, sa che risolvendo quel caso prenderebbe per sé i meriti, quindi in più non solo ha la pressione di dover risolvere un caso mediatico, anche la pressione di risolvere in fretta, perché poi se fosse tornato il commissario e l'avesse concluso l'inchiesta si sarebbe preso tutti i meriti del suo lavoro. Quindi in realtà ha anche la pressione, la fretta che farà un pochettino anche gli darà pressione, e quindi il caso si svolgerà molto molto rapidamente, non sono molto lunghi, diciamo che in qualche settimana si delinea perfettamente quello che è il romanzo in sé. E quindi ecco, diciamo che Lorenzo invece è un uomo che non crede più nell'amore, un uomo disilluso che punta tutto sul lavoro perché veniva da una dinastia di poliziotti, insomma. E quindi Lorenzo è anche un personaggio ben tracciato, e anche lui in campano ma di Avellino, e quindi anche lui è ben tracciato e comunque è fondamentale poi nello sviluppo della trama anche sapere questo personaggio, che poi lui forse è il protagonista in realtà. Come lo è Ivan, come lo è signor Navi, come lo sono tutti i personaggi che calcano il mio teatro, diciamo così, il mio palco. Questo volevo. Allora, ci sono dei momenti in cui ho pensato che il libro andasse troppo veloce, perché è appassionante leggerlo. E mi sono chiesto, ma non è che mi fa anche il seguito prima o poi? Allora, l'ho fatto già un'anticipazione, lo dico, in realtà ho già iniziato a lavorare con il seguito e non sono all'inizio, dico sempre, ormai lo dico in gran segreto perché altrimenti non mangio, perché la mia compagna mi da stecchetta, però a parte le battute, in realtà io sto lavorando sul seguito e sto lavorando anche su progetti paralleli di questo romanzo particolare. Naturalmente è un gioco e io lo dico sempre, io mi diverto a farlo e voglio continuare a divertirmi, e finché mi diverto lo farò, e finché mi divertirò io continuerò a scrivere, continuerò a farlo con il cuore e non sarà mai un peso, e non deve essere un peso, perché qualora io dovessi scrivere perché qualcuno mi impone di scrivere, come qualche grossa casa editrice mi aveva proposto nelle offerte in cui io dovevo uscire ogni 6 mesi con un capitolo di questo libro, non me la sono sentita, sebbene avrei potuto forse arrivare magari a una casa editrice più importante, però io non voglio, non è quello che mi interessa, a me interessa far arrivare delle emozioni e divertirmi io. Tutto il resto per me non è importante, non sono importanti i soldi, non è importante un contratto, non è importante una super casa editrice, anche se la mia, devo essere sincero, si è comportata benissimo ed è una casa editrice emergente che sta crescendo e si sta muovendo molto bene sul mercato. Però io devo dire che mi diverto e vorrei che possa far provare emozioni a chi mi legge. Tutto il resto per me non è importante e spero di esserci riuscito e di riuscirci in futuro. Per tutto il resto per me non è null'altro importante. Allora, la risposta alla domanda iniziale, chi è Valerio Marra, è sicuramente uno scrittore. Io odio questa parola. Lo so, di solito le persone che scrivono con amore detestano essere definiti scrittori. Lo odio, io mi definisco un autore, nulla di più, perché lo scrittore, proprio, do importanza alle parole, come le dai tu, uno scrittore è chi vive di scrittura, in un mondo in cui, e vi assicuro, non è praticamente impossibile vivere di scrittura. Io dico sempre, diffidate dagli scrittori, diffidate da poeti, diffidate da queste figure mitologiche. In realtà forse sono troppo severo, però io non sono uno scrittore e lo dico con rammarico ma anche con serenità, non lo sarò mai. Però sono autore perché poi me lo impone stesso il fatto che abbia scritto e pubblicato dei romanzi, lo debba essere necessariamente. Poi non lo so cosa sono, io ho scritto
questo libro, ne ho scritto un altro, ne sto scrivendo un altro, ne ho scritti anche altri non pubblicati, e sono questo, sono quello che vedete dai miei romanzi, non sono niente di più, non sono così, non mi piace, ecco, non mi piace definirmi, e forse è più facile che mi definiscono gli altri, però sicuramente non mi piace il termine scrittore, però me lo prendo oggi, dai. No, ma io sapevo di pungerti sul vivo, se no non ti potevo alzare la palla. Allora, sei un autore, sei attualmente impiegato come istruttore nel Comune di Roma, ti appassiona il teatro, collabori con le TV, collaborato, scrivi, molto. Ma da grande cosa vuoi fare? Ma essere felice, ecco, nulla di più, no? Finché dove mi porta la felicità, io cerco di essere sereno, cerco di essere felice, e che poi non c'è qualcosa che ti rende felice, è uno stato d'animo, non è vedere la mia famiglia fiera, lo dico, di me, è vedere i miei amici, le persone che mi vogliono bene, che sono felici, e vedere tutte le persone felici. E dare loro una gioia, dare una gioia a chi mi legge, dare un'emozione a chi mi legge, e questa è la mia felicità, e mi piacerebbe da grande continuare ad essere felice, come lo sono adesso, lo dico senza mezzi termini, perché io, anche se non si vede, perché in realtà io trattengo molte le emozioni, io sono, in questo momento sono felice di essere qui con voi, sono felice dell'affetto che mi danno i miei familiari, la mia compagna, tutte le persone che mi sono vicino, e vorrei continuare ad essere felice, questo è il mio progetto futuro. In realtà non esistono progetti futuri, tanto servono soltanto ad essere disattesi o a rimanerci male, e io mi do soltanto quello della felicità, non mi do altri obiettivi se non quello. Beh, direi che è una bella lezione di vita questa per tutti quanti. Allora, il libro di Valerio Marra, edito da Alter Ego Edizioni, Il volto del male, è una proposta interessante che vi consiglio di leggere e di usare per riflettere, veramente. Volete fare delle domande a Valerio, chiedergli qualcosa? Prof. Sono tutti timidi. La curiosità ce l'ho, una domanda sciocca. Certo, nessuna domanda è sciocca. Allora, io in realtà, chiaramente la scrittura, io dico sempre che generalmente uno scrive, si dice scrive quando sei ispirato. No, adesso regolerò il torpiloquio, ma diceva un film che l'ispirazione è una stupidaggine, insomma, sono stato molto 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 soft. In realtà, quando si scrive un romanzo non si può aspettare di essere ispirati, bisogna scrivere. Io ho impiegato in realtà circa 8 mesi per completarlo completamente, ma nell'ultima fase, nella fase forse in cui, qualcuno mi perdoni per il termine, ero ispirato, ho impiegato pochissimo tempo. Cioè, in realtà per scrivere la metà successiva del romanzo ho impiegato 2 mesi, per scrivere la prima fase ne ho impiegati praticamente 5. Okay. È stato così. Però è una questione emotiva, perché forse quando scrivo le emozioni riesco a scriverle più velocemente. Quando scrivo tecnicamente, cioè il classico, diciamo, forse romanzo tecnico per alcuni versi, a quel punto sono un po' più lento, perché peso ogni parola, mentre con l'emozione la parola mi esce già, è già pronta. E invece lì con la tecnica devo utilizzare il termine giusto nel momento giusto, devo conquistarti nel momento giusto, non devo rilevare troppo, e quindi c'è molta più attenzione, perché la fase iniziale del libro è molto molto più complessa che la fase finale. E questo lo dico da autore, diciamo, e poi in realtà l'hanno confermato nei vari corsi, nelle varie cose in cui mi è capitato di partecipare. Quindi in realtà ci ho messo relativamente poco a scriverlo, circa 7-8 mesi, ma compreso di editing, quello che volgarmente è chiamato editing di base, editing anche complesso. Però non è indicativo, perché in realtà io mi prendo i miei tempi, poi a volte anche per settimane non scrivo, sono un po' particolare da quel punto di vista, però insomma. Allora, noi abbiamo Lucia. Che bello! Allora, ve la presento intanto, è la presidente di un'associazione molto interessante. Grazie, grazie dell'invito. Una cosa.
domanda, sicuramente valore e peso stai attento. Ma io ti riprendo. No, scusate, io oltretutto sono anche arrivata in ritardo e quindi non merito. Ha attratto attenzione dal ritardo. No, quello che volevo chiedere, ma veramente era sciocca alla fine, non so se l'ha detto all'inizio. Il titolo, io sono molto interessata alla nascita del titolo, perché il titolo di solito anche nei, non so se notiamo che in tutti i giornali il titolo a volte non ha nulla a che vedere con l'interno dell'articolo, a volte è ingannevole. Invece in un libro dovrebbe un po' ispirare o comunque avere un senso particolare, o comunque l'intenzione, io immagino che l'intenzione dell'autore sia quello di voler dire qualcosa. È nato prima, è nato dopo, ti è stato suggerito, è stato cambiato quante volte? Beh, è una domanda bellissima, grazie. Allora, grazie per la domanda. In realtà il titolo è stata quasi la prima cosa che ho avuto. E dirò di più, è uscito dopo un mese un altro titolo, un altro libro col mio stesso titolo. Esiste probabilmente una trasmissione Sky che faranno col mio stesso titolo, però io non ho più guardato in realtà quelle cose. Io avevo il mio titolo, l'avevo da sempre, è stata la prima cosa e nessuno l'ha cambiato. In realtà c'è stata una persona che, quando ha fatto l'ennesima revisione di bozza, perché i romanzi vengono girati e rigirati, ha detto: adesso valuteremo il titolo. A termine della lettura ha detto: assolutamente è impossibile cambiare il titolo. Io questo non lo so, però io il titolo l'ho avuto fin dall'inizio e dirò, io per alcuni versi sono stato anche a volte punzecchiato sui vari titoli, perché è forte il volto del male, soprattutto perché il male è maiuscolo, come diceva Sheila, è il male in senso lato, in senso assoluto. E quindi, come ho spiegato all'inizio, e probabilmente non era capitato di perderlo, il male non è il feroce assassino, non è solo il feroce assassino. Il male è tutto quello che è nella nostra società: l'ambizione, la voglia spasmodica di ricevere amore a tutti i costi, accettando l'illusione. Il male ci circonda e lo viviamo tutti i giorni, e è anche chiaramente l'assassino. Quindi ci sono tanti volti del male e ci sono i volti del bene, chiaramente. E sì, è difficile capire qual è la linea di demarcazione tra il bene e il male. Io dico sempre: chi fa beneficenza è bene, ma chi fa beneficenza per non pagare le tasse, o chi fa beneficenza magari prendendo i soldi ricavati in maniera da spacci, da cose che non vogliamo nemmeno nominare, quello è bene o male? Eppure con quei soldi lui fa del bene, però provengono dal male. Allora qual è il bene, qual è il male? Ecco, diciamo che gioca anche su questa linea di demarcazione, che per me non è così facile da delimitare. Domanda più che pertinente, è una chiave? Questo titolo è la chiave. Io vi dico che alla fine ho fatto così. Non vi dico la mia espressione, perché sennò svelo troppo, però riesci a tenerti fino alla fine col fiato sospeso e a stupirti. È un colpo di scena continuo, con eleganza. Bravo Valerio. Allora, abbiamo Caro Maritato, Immacolata e Livia Livrea dietro di noi, che stanno facendo le prove per un concerto, un sottofondo stupendo, dai, non potevamo sperare di meglio oggi. Io ringrazio veramente Valerio di aver partecipato a questo nostro compleanno. Qualsiasi domanda possiamo farla a microfono, comunque Valerio è qua per firmare le copie qualora vogliate averne una, e anche rispondere alle vostre domande anche senza microfono, che magari vi può imbarazzare. Grazie. Io ringrazio tutti voi per essere intervenuti, per avermi ascoltato, perché insomma anche quello è importante. Veramente grazie di cuore, e ringrazio Sheila per avermi ospitato in questa festa straordinaria,
e ringrazio Destinazione Libri che ci ha messo in contatto, ringrazio la web TV, che Libri TV che ci sta riprendendo e ci sta lietando con le loro riprese, le interviste, e naturalmente a ognuno di voi per esserci stati. Grazie.